detto in sostanza. Raccontarvi quello che è il match valevole per la dodicesima giornata del campionato di Primavera 2, girone B tra Ascari. No, ma non è cioè, sì. Ma non è oltre che per voi. Abbiamo leggere quella che è la formazione per noi. Inizia tutto il fisco, inizia proprio in questo bravo, bravo, lancia la mano, tassi, entra in due panni per Tiglioni, Paraioli al limite dell'area per settimi in mezzo per Traoré, c'è il tiro, la parata di Colantonio e poi gli hop. Non è colpa per gli anni di sera, di ritorno per Tassi in mezzo sul secondo palo di hop di testa. Avanti ancora per Tassi, pallone in mezzo, bravo, sì, sì, il gioco perfetto. Arraioli in l'area sinistra per il tiro, c'è la scivolata di De Angelis, poi Cercuzzi si trova la lunga presenza, Canzoni è pronto a tuffarsi, Ricciardi spazza via, Clerici, allora non a pensare ancora Clerici, c'è veramente Clerici, possibilità di tiro, preferisce un po' per la chance. In profondità per Clerici, riesce a portare la scuola, ho detto vai, vai, vai! Per Tassi, passi all'interno dell'area, Tassi con il destro! Ma che ha? Allora è toccato da De Angelis, arriva Lascoli, il pallone Lascoli. Vale, dai, dai, che gli fai il gol! Il centro dell'area, c'è il cross con Vignati, ecco, per Pepai, possibilità di tiro! Aspetta, mi sei da solo! 40, 1-0 per Lascoli, per Pepai di testa, secondo me il pallone Tassi finisce a terra, Clerici, anticipa il pallone, ancora Clerici, bravo di Clerici, poi a limite dell'area il pallone per Tassi, possibilità di sinistro, partito il pallone, bravo, Clerici, a mezzo, bravo, pallone in mezzo, in questo momento c'è il cross all'interno di dai! 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 Allora! Bravo, vai! Adesso! Vai, vai, vai! Puntalo! Lo fa, lo punta con il lasso! Di lui, ora con la fascia sinistra rimane in mezzo, c'è il tiro di Traoré, il gol del Perugia 3-1, 11 del Perugia, secondo me però Traoré è anche al secondo, arriva al limite, scarica il destro, centralmente per Amadio, libera il pallone, c'è questo per Bagnolo, poi entra il gol, c'è il cross poi sul secondo palo, uno Ricciardi che però serve un avversario. Tassi che si gira, c'è la difesa schierata del Perugia contro Tassi che lotta, riesce a arrivare all'interno della Tassi, Tassi con il sinistro, il palo! Pallone al centro, parte il tiro, traversa di Ranocchia, traversa, il mare costretto a tornare ancora una volta indietro, lì nell'area Borci con il sinistro, prova a scaricarlo, c'è il tiro, poi la palla rimane lì, spazza via, scende il vantaggio del 3-1, pallone in mezzo, la palla ribattuta, torna ancora a Patrignani che mette il cross, c'è il colpo di testa, la parata di Colantonio, che smanaccia un calcio d'angolo, Lascoli vince per 3-1 in campo. Ma è una partita che il primo tempo noi sicuramente abbiamo sofferto un po' il vento forte a nostro sfavore e la fisicità dell'Ascoli e quindi abbiamo dovuto rincorrere un risultato. Nel secondo tempo la squadra si è espressa bene giocando come sempre un buon calcio, creando diverse occasioni da gol, tra l'altro comprendo anche una traversa, un palo. Bei interventi del portiere dell'Ascoli e non ci hanno permesso magari di raggiungere sicuramente un risultato che 3-3 sarebbe stato alla fine oltretutto meritato.